Questa volta il vostro ladro preferito è pronto a fare di tutto, a rubare qualsiasi cosa troveremo in giro per le case dei poveri sfortunati. Ci servono solo un altro paio di oggetti, ma vi informo che ho le skill necessarie per aprire qualsiasi tipo di porta e dovrei avere anche i soldi necessari per avere abbastanza... oggetti, sì, questi ne compriamo tanti che fanno molto comodo. Per avere abbastanza oggetti per entrare praticamente dappertutto. Ho anche gli strumenti da gioielleria. Ci compriamo gli strumenti per forzare le casseforti. E vorrei anche il coltello da vetro. E gli strumenti di hacking sarebbero veramente buoni. Anche il grimaldello elettrico. Però non ho abbastanza soldi, mi rimangono 1500. Ho rubacchiato come uno schifoso. Praticamente sono andato a rubare dalla spazzatura per non andare avanti con le case, ma avere comunque tutte le skill necessarie per andare avanti nelle case quelle un pochetto ricchine, eh. Quindi adesso andiamo nel nostro quartiere solito Greenview e iniziamo ad aggirarci e a cercare qualcuno che potrebbe essere la nostra prima vittima. Vedete? Praticamente noi ora siamo come dei bambini in un centro commerciale, quando vi portano, no, a vedere i giocattoli, oppure gli iPad, i cellulari, le cose. Noi siamo qui che ci aggiriamo e diciamo, ma cosa potrei rubacchiare oggi? Ma magari questa casa, o magari quest'altra, sapete, c'è così tanta scelta. Allora, l'unico problema qual è? Il problema è che le persone tecnicamente potrebbero essere in casa, ok? Questo fatto per noi è un pochino spiacevole, lo è, perché se ci beccano in casa, lì non ci sono skill che tengano, cioè non c'è un'abilità da ladro che ti permette di zaccagnare le persone sulla testa, credo, però non lo vorrei fare comunque. Qui per entrare serve il grimaldello automatico, ma noi sappiamo che c'è una signora in casa, scusi, scusi, guardi, non si offenda, stavo dando un'occhiata. Sono il postino! Porca... Oh, mamma mia! Ma ti pare il caso? Ma guarda come si arrabbiano! Questa è la casa scelta. Secondo me è tipo la casa di Anna, questa qui. Una casa ricca, una casa bella, bimba spina, no? Nella scuola. Però non troppo, troppo... Non troppo ricca. Quindi, teoricamente, dovremmo trovare buone cose. Allora, possiamo arrampicarci e passare da qui. Ci stanno gnomi da giardino e altre zozzaglie del genere che ad Anna piacciono molto. Sì, è proprio la casa di Anna, la riconosco. Ok, grimaldello automatico, non ho idea di come funzioni. Spero che sia proprio automatico, nel senso che io non devo fare niente. Bellissimo, bellissimo, fantastico. Ok, siamo dentro. Ora, io direi, arraffiamo un po' di tutto. Pure le zozzaglie? Secondo me pure le zozzaglie, perché il rischio è che qualcuno ci becca e non riusciamo ad arraffare, cioè dobbiamo scappare, capite? Quindi se noi invece arraffiamo, anche perché abbiamo molto spazio nello zaino, quindi ci conviene veramente arraffare parecchio. Sì, specialmente questi oggetti qui, però d'altra parte ci converrebbe ancora di più andare a recuperare cose di gran valore. Tipo se i signori avessero magari una cassaforte, qualcosa del genere. Beh, un modem è sempre buono. La piccola TV. Questa è bella, è anche piatta, però mi servirebbe poi portarla alla macchina. La stampante pure la devo trasportare, non posso trasportare una stampante ora. Non posso proprio. Porca cutrettola, però è proprio una bella casa questa. Qui ci facciamo ricchi. Perché è aperto qui? Oh, aperto io, giusto, giusto, giusto. Allora secondo me ci conviene andare al piano di sopra. Zitti, zitti sempre, eh. Che tanto non mi sembra che ci sia proprio nessuno qui. A meno che in bagno? No? Possiamo rubare qualcosa dal bagno? Zozzaglia, zozzaglia, le lavatrici no. Secondo me questi hanno una cassaforte comunque, perché per il momento, a parte un paio di router, un telefono, bello, 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 una chitarra. Violazione di domicilio, cosa? Chi è che ha visto? Nessuno, ve? Forse qualcuno mi stava per vedere. La chitarra la vorrei prendere ma non mi ci sta. Quindi dobbiamo farci, dobbiamo sbrigarci, mi sa, ragazzi, perché secondo me stiamo rischiando di farci beccare. Un telefono UFON, molto bello. Un mouse, però non lo posso portare, devo buttare qualcosa. Bottino, butto le pentole, per forza. Per forza, devo buttare le pentole, che sono quelle che pesano di più e non le voglio, perché valgono poco. Anche il microonde tecnicamente pesa tanto. Però il microonde penso che valga anche, il microonde vale. Buttiamo ste pentole, non ce ne frega niente. Prendiamo il mouse, che sicuramente pesa poco. E qui cosa c'è? Una sveglia. Va bene, ruba, ruba, ruba. Poi, secondo me questi... No, non mi vedete da fuori. Questi sono da fuori che vedono, guardano dentro casa e vedono che c'è del movimento sospetto. La chitarra la vorrei, vale 150, ma pesa troppo
e non la posso comprare. Ah, rubare. A me sembra che in questa casa ci dovrebbe essere una cassaforte, perché mi sembra abbastanza ricca come casa. Ah, i soldi! Tanti soldi, me li stavo dimenticando. Soldissimi, ok? Altri soldissimi. Ah, prendi, ruba tutto. Ok, un altro modem, bello. Altri soldi, no. Un altro telefono UFON. Ci stiamo arricchendo, ragazzi, un botto. Ok, prima di andare via, secondo me, a parte tutti i soldi che possiamo rubare, una chiave USB, molto buono, molto Porca miseria, come? Chi m'ha visto? Ma no, non posso andare via, c'è ancora tanto da rubare. C'è ancora... Rubo la stampante. No, no, aiuto! Non ho fatto niente. Lascio la stampante. La prendo. Fuggi! No, la stampante la dobbiamo lasciare, raga. La dobbiamo lasciare tantissimo. Via. Ci nascondiamo qua. Vai. Nel cassone. Zitti qui. Non ci muoviamo. Ok? Tecnicamente, se aspettiamo tempo abbastanza e resistiamo al puzzo, ok? Non dovremmo... I poliziotti dovrebbero scappare, andare via, no? Nel senso, ah, non c'è nessuno. Sarà stato un falso allarme, ok? Ce l'abbiamo fatta. Ci è voluto un po', Però dopo lungo tempo nascosti, tecnicamente mi sembra di vedere che siamo riusciti a scappare. Io non vi nascondo che vorrei tornare, però meno male non l'ho fatto, perché mi sa che c'è una signora che potrebbe essere la padrona di casa. Poi abbiamo anche lo zaino pieno di refurtiva, quindi secondo me ci conviene proprio andarcene senza dare troppo nell'occhio, senza farci vedere troppo. Ce ne andiamo alla nostra macchinina, apriamo la porta come dei signori normali. Noi non siamo ladri. Noi ladri, ma che? Ma come si permette? Partiamo e ce ne riandiamo a vendere al banco dei pegni, perché abbiamo tanta di quella refurtiva. Che mamma mia, Alibaba e i 40 ladroni, siamo tutti quanti noi. Andiamo dritto per dritto, dovremmo uscire dalla città molto in fretta. Si poteva provare a scappare invece che nascondersi, Secondo me ci si riusciva, però ho voluto essere più sicuro perché eravamo veramente pieni di roba. Ora, quanto ci... guarda qua, mamma... Come di? Perché siamo stati beccati. Vabbè, ce ne frega, ma neanche tanto, siamo ricchi. Buongiorno, mio caro amico. Allora, stavolta ti vendo di tutto, Macchinetta del caffè vale un pacco di soldi. Microonde, lampada. La lampada non valeva nulla. I router sono buoni, i telefoni anche. Il mouse, una sveglia, altro router, chiavetta USB. Non troppa ricchezza, ma aspettavo un po' di più. Però non è andata affatto male. Probabilmente ci dovevamo rubare la stampante e il monitor. Sarebbe stato molto meglio. Però vi dico la verità, sono abbastanza soddisfatto. Questo gioco vi sta piacendo veramente tanto e io sono molto contento, perché piace molto anche a me. Chi l'avrebbe mai detto che avevo dentro questa identità da ladro? Sto già tornando a rubare dell'altro, non mi basta. Allora, in questo momento sono le 3:30, quindi probabilmente, nella casa dove prima c'era gente, che era questa qui, forse adesso, mi pare che era questa, sì, era questa qui, che sono andato prima, mi pare, sono quasi certo, non certissimo, ma quasi certo. Mi pare, teoricamente, ora non ci dovrebbe essere più nessuno. Fatemi solo spostare la macchina avanti, perché mi ricordo che una volta gli zozzi si erano arrabbiati perché non passavano bene sul marciapiede, mi avevano chiamato la polizia. Noi vogliamo evitare questo genere di cose. Allora, c'è qualcuno? Io dallo finestrone non vedo nessuno. Qui in quest'altra? Mi pare di no. Non posso esserne certo, ma io un tentativo lo farei. Allora, ci arrampichiamo subito qui, senza farci notare. Diamo un'occhiata anche da qui. A me mi pare che non c'è proprio nessuno. Dobbiamo usare il grimaldello difficile. Questo qui è difficile, raga, È molto difficile. Ok? Procediamo al secondo. Vedete, dobbiamo praticamente abbassare i cosi, ma non è facile. Non è per niente facile. Devi essere molto abile con il timing. Molto abile con il timing. Ok? Ok? Ancora uno? Dai, ok, perfetto, perfetto, è il mastro ladro. Ormai ho imparato tutta l'arte del rubaggio. Ok, questa casa secondo me potrebbe essere migliore di quella di prima. Dobbiamo iniziare a vedere il valore dei soldi, perché lui ce lo dice. Tipo, questo vale una barca di soldi. E se questa volta noi riuscissimo a rubare qualcosina in più di prima, non sarebbe neanche male, perché prima siamo dovuti scappare prima che io avessi finito di rubacchiare. Insomma, io volevo rubacchiare molto di più. Un candelabro. Buono, buono, buono. Il candelabro vale tanti soldi. Ovviamente la cosa migliore da rubacchiare sono i soldi, perché valgono molto. Allora,
Il problema è che... Porca miseria, te mazzevolerei. Mi fai perdere i soldi, maledetta. No, 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 la polizia, mamma mia. Dove mi metto? Mi devo nascondere? Ma non ho rubato niente ancora. Non va bene, non va bene. Io devo rubare molto di più. Mi metto qua, non mi trova nessuno. Mi metto qua, zitto, zitto. Non mi vede nessuno. Buono, buono. Buono, buono. Se non ci muoviamo, non ci vede nessuno. Però, porca miseria, ma la gente sta sempre a casa. No! Cosa? Mi hanno visto. Da dove? Da dietro il sasso? Ero nascostissimo. Brutta lurida quella là. Ok, allora quella casa sappiamo che non è. Per ora non si può entrare. Però possiamo provare questa. Tecnicamente su questa qui forse ce la facciamo, eh. Porca miseria. Dai. Ok? Dai, sbrighiamoci. Dobbiamo aprire velocemente la casa, perché se c'è qualcuno lo capiamo subito. Perché appena entriamo sicuramente ci vede. Solo che questa cosa è molto delicata da fare. Bisogna essere abili, abili ladri, ok? Ti prego, fa che non ci sia nessuno. Ma c'è una tipa lì! Porca miseria, e dai! Ma scusa, ma ti pare il caso? Ma non c'è niente da fare nessuno in questa città! Ma è una vergogna! E che cavolo! Vabbè, ho capito! Io sono andato fiducioso del fatto che magari ste persone sarebbero state al lavoro, ma non sono al lavoro, porca miseria, ma ti posso stordire? Poi perché non li posso stordire? Sarebbe stato molto meglio. Ma sai che c'è? Io sono arrabbiato, adesso io ho aperto e entro lo stesso. Se deve venire la polizia, prego, venga la polizia, io rubo, me ne frega nulla. Allora, prendiamo la chitarra, non me ne andrò a mani vuote, ragazzi, non me ne andrò affatto a mani vuote, vedo un poliziotto. Potrebbe andare a finire molto male, ma il ladro Lion mantiene il sangue freddo. Non sono uno che si spaventa facilmente. C'è un poliziotto a fianco, ma non m'ha visto. Non m'ha visto, lo vedo io però. È lì. Ok, tranquilli, tranquilli, rubi. Continuiamo a rubare, non facciamoci prendere dal panico, ok? Ci serve qualcosa di meglio di qua. Questo bicchieri, non posso rubare i bicchieri, quanto valgono? $2, non posso rubare bicchieri da $2. Soldi, sì, soldi, sì. Un'altra porta strana, ma l'ha appena aperta il poliziotto, posso, porca cutrettola. Perché dovrei riaprirla io? Con questi maledetti cosi difficilissimi poi. Forza, bravo. Ok, ancora uno. Ok, porca miseria. Ok, bravi, mamma mia. Ok, apriamo. C'è una tizia, va bene, ma noi ci muoviamo nell'ombra. La polizia mi sta ancora cercando, sì ma meno. Quindi si stanno iniziando a rassegnare. Dobbiamo rubare cose che valgono tanto. Il vino, $25. $20, bello, buono, buono, buono. Poi, qualcosa di più di valore. Una cassaforte, qualcosa che vale tanto, tanto. Qui non c'è niente che vale tanto, tanto però. Tutta povertà. Un telefono, bello, bello, pesa poco e vale tanto. Qui i cassetti, qua ci sono i soldi sicuro. No? Qui, sì, qui sì, è un altro telefono, un telecomando. $20, vale, vale. Buongiorno. Allora lei farà meglio a non dire niente, ok? Perché mi ha già visto, ha già chiamato la polizia. La polizia di lei non gliene frega niente. Quindi si rassegni e metta da parte l'orgoglio, va bene? Ora io ruberò in casa sua. Un altro giorno può essere che lei avrà la fortuna di rubare in casa mia. Ma per oggi sono io che rubo e ha richiamato la polizia. E porca miseria. Oh. Che cosa... Cosa sta succedendo? Cioè... io sgattaiolerei, ok? Cioè, io sgattaiolerei. Poi voi fate un po' quello che volete. Il poliziotto, mi sa che hanno chiamato uno nuovo. Può essere. Uno che non è proprio espertissimo, Cioè, a volte lo prende il ladro, ma a volte no. Diciamo che è uno che gli capita di fare bene e gli capita di fare male. Ok, piano piano ora dobbiamo riuscire a scappare e arrivare al volo alla macchina. La mia macchina però è di qua. Ah, devo fare la corsa. Però c'è polizia dappertutto. C'è polizia dappertutto. Dobbiamo passare da di qua. Allora, un po' di bottino ce l'abbiamo. Secondo me è anche abbondante come bottino. Però siamo proprio ricercati in tutto il quartiere. Ma se io mi faccio la corsa e di qua non sono poliziotti, sono persone normali, non ho niente in mano che possa incriminarmi, quindi non dovrebbero chiamare di nuovo la polizia, perché questi hanno il numero sempre pronto. E finalmente ci siamo. Ora non dobbiamo fare altro che arrivare alla zona dove si scappa via. E tecnicamente ce l'abbiamo fatta. E abbiamo un bel po' di bottino anche stavolta, eh. Non quanto ne vorrei, perché secondo me noi ci freghiamo sempre che non prendiamo le cose grosse. Però le cose grosse sono difficili, perché poi te le devi portare fino alla macchina. E quello è un problema, però ce l'abbiamo fatta. È stato assurdo, perché il poliziotto mi ha visto. Quello stupido. Ma proprio visto. E lui, ma signorina,
Perché ci ha chiamato? Ci dica un po'. Buongiorno, signore. Ci dica, per quale motivo? Un ladro in casa. Lei l'ha visto, signore? No, io no, non ho visto niente. Poi sempre timida. Ma che ne sai, Vinny è il tipo che ci controlla tutte le volte. Guarda quanta refurtiva. Abbiamo $3,400. Non male. Ci permette, forse possiamo comprare il coltello da vetro che ci fa tanto comodo. L'ideale sarebbe trovare dei gioielli. Però per ora gioielli non ne abbiamo ancora mai trovato. E dico che sarebbe l'ideale perché in casa noi abbiamo questa stazione qui, che con gli strumenti da gioielliere che io ho adesso, noi possiamo smontare i gioielli e ricavare le pietre preziose che valgono di più. Quindi è ottimo, valgono di più perché non sono rintracciabili come rubate. Quindi per questa volta io direi che possiamo chiudere. Però lasciatemi iscritto nei commenti e lasciate un bel pollice in su se volete che la serie continui. Sto gioco è bellissimo, so che vi piace molto perché i video vanno molto bene e quindi sono molto contento. Per questa volta comunque è tutto, vi compaiono altri video. Lion out!